È uno dei casi di cronaca più efferati che l'Italia ricordi. L'orrore che suscita la morte di Barbara Sellini, 7 anni, e Nunzia Munizzi, 10, è enorme. Due mesi dopo vengono arrestati alcuni giovani della zona. Sono Luigi Schiavo, Ciro Imperante e Giuseppe La Rocca. Incensurati tra i 18 e i 21 anni di età, i tre ragazzi sono accusati di aver spaziato, ucciso e dato alle fiamme i corpi delle due bambine. Il quarto, Salvatore La Rocca, fratello di Giuseppe, di averli aiutati ad occultare i corpi. Loro si proclamano innocenti. Per la giustizia sono colpevoli, per l'opinione pubblica sono mostri. Hello Freaks e benvenuti a tutti voi appassionati di true crime e misteri. Oggi ci addentreremo nel cuore oscuro di un caso che ha scosso l'Italia intera, il famigerato massacro di Ponticelli. Questo è un caso che a distanza di anni ha ripreso a battere come un cuore nascosto sotto il pavimento, grazie ad inchieste televisive e attente investigazioni. Potremmo trovarci, in effetti, di fronte ad uno dei peggiori errori giudiziari della storia italiana. Prima di addentrarci in questa storia, però, una breve ma fondamentale premessa. Tutte le informazioni che condividerò con voi oggi, in questo video, provengono da fonti online accuratamente selezionate e, in particolare, da dettagli rivelati dal documentario Le Iene. E voglio sottolineare un'altra cosa molto importante. Chiunque sia direttamente coinvolto in questa vicenda potrebbe trovarsi tra di voi, tra i miei spettatori. Per questo vi prego, mostrate empatia, comprensione e rispetto qui sotto nei commenti. Queste storie riguardano comunque persone reali e le loro vite. Detto questo, se siete pronti per ascoltare questo caso, spegnete le luci, mettetevi comodi, iscrivetevi al canale e iniziamo! Come in ogni racconto che si rispetti, immergersi nel contesto è essenziale per comprendere l'atmosfera, il tempo e le sfide affrontate dai protagonisti di questa storia. Ma afferrare pienamente questo contesto non è un'impresa semplice. Ci troviamo in un periodo storico un po' più distante dal nostro, caratterizzato da leggi e mentalità che potrebbero sembrare alquanto arcaiche per alcuni, se non addirittura abbastanza discutibili. Tuffiamoci dunque in quest'epoca avvolta nella nebbia del tempo. Corre l'anno 1983. Il caldo di luglio avvolge la città di Napoli. Immaginatevi essere nel quartiere di Ponticelli, più distante dal mare e decisamente meno popolato rispetto all'odierna realtà. Ma Ponticelli nell'83 non è un luogo tranquillo. Oscure ombre si muovono silenziose tra le strade. La mafia napoletana è lì, in una lotta sorda per il controllo dello spaccio. Echi di corse clandestine, di cavalli, riecheggiano sulle strade sopra elevate lungo l'alveo della Pollena, un torrente oramai in secca. Ogni tanto era possibile vedere delle figure inquietanti che di tanto in tanto si aggiravano avvicinando bambini e ragazzini con sinistre intenzioni. E come se tutto ciò non fosse già sufficientemente inquietante, aggiungiamoci anche una caserma, quella Pastrengo, la cui ombra si estende cupa sul quartiere. Si dice, in effetti, che in sordina, che gli agenti lì dentro non fossero esattamente dei santi. E per dare ulteriore peso a questo scenario, c'è una considerazione finale. In quel periodo, i pentiti della mafia erano spesso visti come eroi, ricevendo vantaggi in cambio delle loro preziosissime informazioni. Ma chi poteva garantire però la veridicità delle loro parole? Tutti questi elementi cupi, inquietanti e carichi di tensione, ci conducono direttamente al cuore pulsante della nostra storia, ambientata quindi in quel lontano 1983, nel cuore di Ponticelli. Ci troviamo ora nelle strette strade del rione Incis, a Ponticelli. Qui, a dispetto delle difficoltà e delle ombre che gravano su tutta Ponticelli, la vita scorre bene o male in maniera abbastanza ordinaria.
Nelle piazze si sentono le risate dei bambini, mescolate ai chiacchierici dei genitori e dei nonni, che vegliano su di loro dalle alture dei loro balconi, quasi come se fossero dei guardiani silenziosi. È un quartiere dove tutti si conoscono, dove i segreti vengono scambiati di finestra in finestra e dove le notizie viaggiano rapidamente da un bar all'altro. I residenti però sono ben consapevoli delle ombre oscure che si muovono tra le loro strade. I malviventi, le corse clandestine lungo il fiume e la cupa presenza della caserma Pastrengo. E come se non bastasse, piccoli incendi improvvisi, all'inizio dell'estate, costringono gli abitanti a chiudersi nelle loro case, isolandosi dal mondo esterno. È in questo scenario, dove la semplicità incontra la complessità, dove la pericolosità si intreccia con momenti di quiete, vivono due giovani amiche. Nunzia Munizzi, di 10 anni, e Barbara Sellini, di 7 anni. Due anime legate da un'affettuosa amicizia, benedetta dalle loro famiglie rispettabili. Spesso è possibile vederle giocare nella piazzetta, sempre sotto lo sguardo vigile delle loro mamme. Ma tutto cambia il 2 luglio 1983. Quel giorno, Barbara, in un impeto di entusiasmo, condivide con la loro amica, Silvana Sasso, un piano audace. Un picnic segreto nel pomeriggio. Silvana, intrigata, accetta di mantenere il segreto. Ma perché tutto doveva rimanere nascosto? Il motivo risiede in un enigmatico personaggio che entra nelle loro vite. Gino, o come lo chiamano le bambine, Tarzan tutte lentiggini. Un giovane dai vistosi baffetti e dalla pelle punteggiata di lentiggini, che malgrado la differenza d'età è diventato un amico per Nunzia e Barbara. Le ragazze lo hanno conosciuto da tempo e anche Silvana ha avuto qualche incontro con questo ragazzo. A prima vista Gino appare come un giovane amichevole, sempre pronto a offrire dolcetti. E in quel fatidico giorno, l'incontro segreto con lui è pianificato vicino alla pizzeria La Siesta, un locale molto conosciuto nel rione. Silvana, eccitata all'idea, decide di mantenere questo segreto. Silvana, desiderosa di unirsi a Nunzia e Barbara quel pomeriggio, cerca invano di inventare una scusa per partecipare all'appuntamento con Gino. Ma il destino ha altri piani in serbo per lei. Sua nonna, infatti, le impedisce di raggiungere le amichette. Mentre Nunzia e Barbara si avvicinano da sole verso quell'incontro, Silvana è lontana, ignara che quel giorno la sua nonna l'aveva salvata da un destino terribile. In quegli istanti, nessuno avrebbe potuto immaginare quello che il futuro avrebbe riservato a queste due amichette. La sera, quando le lancette dell'orologio segnano le 19:30, le piccole risultano essere scomparse misteriosamente. L'ansia dei genitori cresce ad ogni minuto che passa. Chiama qui, chiama là, ma delle bambine nessuna traccia. La notte si estende su Ponticelli, come il suo manto di incertezze e timori. Ma all'orizzonte un altro dettaglio inquietante emerge. Un odore acre e nauseante pervade l'aria. Non il solito tanfo, ma qualcosa di profondamente disturbante. All'alba, mentre le ricerche continuano, una terribile scoperta viene alla luce. Due tronchi bruciati nell'alveo del Pollena, dove si tengono le corse dei cavalli ogni domenica. Ma, un attimo, quei tronchi non sono dei veri tronchi. Con crescente orrore, alcuni curiosi si rendono conto di ciò che hanno davanti a loro. Non sono manichini, sono corpi umani, piccoli corpi, ammassati l'uno sull'altro in un ultimo disperato abbraccio. E la realtà colpisce come un pugno allo stomaco. Si tratta dei resti di Nunzia e Barbara. Allarmi vengono lanciati e in pochi istanti quella scena diventa un caos di luci blu, sirene, flash di fotocamere e voci concitate. Quella tranquilla zona di Ponticelli viene invasa dalle forze dell'ordine, dai giornalisti e dai curiosi, tutti sconvolti dalla visione orripilante di quei due corpicini inermi, brutalmente carbonizzati e marcati. E così, sotto gli occhi attoniti e sgomenti di una comunità intera, si conferma l'identità delle vittime. Sono le piccole amiche, Nunzia e Barbara, scomparse il giorno prima. Da questo momento inizia l'indagine.
Tuttavia però, non dimentichiamoci del contesto storico e dei metodi utilizzati dalla polizia in quel periodo. Non sorprende quindi scoprire che il sopralluogo è stato condotto in modo alquanto discutibile dalle forze dell'ordine. Sono stati raccolti oggetti nelle vicinanze che apparentemente non avevano nulla a che vedere con il caso. Forse pensavano fossero utili per le indagini, ma dalle fonti sembra che abbiano trascurato molti altri potenziali indizi. Hanno fatto anche delle fotografie, molte delle quali poco pertinenti. Le foto dei corpi sono limitate e non molto chiare. Incredibilmente, fotografano anche luoghi circostanti che sembrano però essere irrilevanti in questo caso. Un altro elemento sorprendente è che sia la polizia che i carabinieri stanno indagando in parallelo, ma senza coordinarsi realmente tra di loro. Una situazione che, come sappiamo da molte altre storie, in realtà non prometterà nulla di buono. Ma passiamo al medico legale. Dopo aver eseguito l'autopsia sulle vittime, Nunzia e Barbara ha constatato che sono state colpite molte volte da uno strumento da punta e taglio, come potrebbe essere un coltello a serramanico. Non tutte le ferite però sono profonde. Questo fa pensare che l'aggressore potesse aver provato una sorta di piacere sadico colpendo Barbara 13 volte e Nunzia 19. Nunzia sembra essere stata la vittima prediletta, subendo non solo un numero maggiore di colpi, ma anche una violenza intima. Secondo il medico legale, entrambe le bambine sono morte nella tarda notte del 2 luglio, contraddicendo così la ricostruzione dei carabinieri che collocava l'evento tra le 20 e le 21. La situazione diventa ancora più complessa e intricata quando ci si rende conto che la polizia e i carabinieri, invece di collaborare tra di loro, sembrano essere in competizione. Spesso interrogano gli stessi sospetti, o peggio ancora, ne escludono alcuni che oggi sappiamo essere cruciali. E, a proposito dei sospetti, vi racconterò dei primi tre alla fine del video. Meritano, in effetti, una discussione a sé. Ma torniamo ora al punto cruciale della nostra storia. Non preoccupatevi perché ogni dettaglio verrà chiarito. Il nostro focus adesso è l'esplosione mediatica che ha seguito la scoperta di questi due corpicini. Sorprendentemente, il ritrovamento non scuote l'intero paese, ma sconvolge profondamente la comunità locale e i residenti. Pur essendo consapevoli della complicata situazione di Ponticelli, temono che l'assassino si muova ancora tra di loro, celato dietro l'innocuo volto di un padre di famiglia, magari un semplice lavoratore, o forse un semplice passante. La via principale pullula di vita con i suoi locali notturni e i negozi, alimentando la paura che il colpevole possa essere uno di loro, un concittadino. Magari si nasconde tra le mura di quelle case. E chi può dirlo? Forse vive addirittura nel rione Incis, lo stesso delle povere vittime. L'orrore e lo sconcerto invadono ogni famiglia. Il crimine subito dalle bambine è terribile, crudele e spietato. Chi può aver mai compiuto un atto malvagio del genere? Molte voci suggeriscono una possibile mano della mafia, ma qui c'è una precisazione da fare. In realtà il codice d'onore mafioso non permette l'uccisione dei bambini. E chi viola questa regola non scritta rischia gravi conseguenze. Nel quartiere di Ponticelli un antico detto fa legge. Si può fare di tutto, ma ai bambini non si mette mano. Il mormorio tra i residenti è costante e tutti concordano su una cosa sola. Chiunque abbia fatto tutto questo è un mostro. Nemmeno la mafia avrebbe usato così tanto. Ma allora, chi potrebbe essere questo colpevole? Questi interrogativi mettono a dura prova la pazienza delle forze locali. La caserma Pastrengo diventa un focolaio di attività, con una costante fila di persone chiamate a testimoniare, nella speranza di gettare luce sull'accaduto e soprattutto di scoprire l'identità dell'assassino. Entriamo quindi in una delle fasi più oscure e controverse dell'intera indagine. Da svariate testimonianze emerge un quadro inquietante. Molti funzionari di polizia e carabinieri non solo hanno usato eccessiva forza nei confronti di alcuni testimoni, ma hanno agito con violenza anche verso chiunque avesse avuto un qualsiasi legame con le vittime. L'impressione è che si stesse cercando disperatamente un colpevole, a qualunque costo. Tutti gli abitanti del rione Incis sono stati trascinati alla caserma Pastrengo, e in molti, ancora oggi,
raccontano quei momenti come un incubo divenuto realtà. Gli agenti, in certi casi, non hanno esitato a usare violenza, detenendo testimoni per giorni interi senza fornire loro né cibo né acqua. Si combatteva contro il tempo, con la pressione di chiudere rapidamente il caso. Ma tale approccio frenetico ha avuto il solo effetto di sabotare l'indagine, rendendola caotica e vessatoria. Quattro nomi emergono dal caos, ma per tracciare un quadro chiaro di questa intricata rete di relazioni, dobbiamo iniziare con la prima testimone chiave, Silvana, una cara amica delle vittime. Questa bambina, infatti, quel giorno, era stata invitata ad unirsi a loro in una sorta di appuntamento misterioso con un certo Gino, da loro affettuosamente chiamato Tarzan tutte lentiggini. Nonostante la sua tenera età, appena 9 anni, Silvana viene convocata più volte in caserma. Non subisce violenze, ma le modalità con cui viene trattata sono tutt'altro che delicate. In un giorno solo, la piccola viene interrogata ben 4 volte, anche a notte inoltrata. Malgrado il trauma, Silvana condivide ogni dettaglio che ricorda. Parla dell'appuntamento con questo Gino vicino alla pizzeria La Siesta e fornisce una descrizione del veicolo, una Fiat 500 verde scuro. Grazie a Silvana, gli agenti hanno ora una direzione, seppur nebulosa. Cominciano a intuire che chi è più vicino alle vittime potrebbe conoscere forse dei dettagli cruciali su questo misterioso Gino, detto Tarzan. Ed è qui che entra in scena il secondo testimone chiave. Se Silvana ha aperto la porta a questa pista, il secondo testimone, un'altra giovane amica di nome Antonella Mastrillo, compagna di banco di Nunzia, fornirà ulteriori tessere del puzzle, elementi che ancora ad oggi sono essenziali per comprendere la storia. Ci addentriamo ora in una piega fondamentale di questa indagine. Gli investigatori sono ansiosi di trovare qualcuno che possano aver visto le due giovani vittime nelle vicinanze il giorno della loro scomparsa. A seguito di insistenti interrogatori, Antonella alla fine decide di parlare. Rievoca quindi il 2 luglio, quella maledetta sera in cui intorno alle 19:30 era uscita di casa per una semplice commissione, ovvero comprare del pane. Ed è proprio mentre camminava per strada che i suoi occhi incrociarono due figure familiari, Nunzia e Barbara, vicino alla pizzeria La Siesta. Antonella tentò di chiamarle, forse con il semplice intento di salutarle, ma qualcosa era strano. Le due bambine non si voltarono. Ma il racconto di Antonella però non finisce qui. A differenza di quanto riferito da Silvana, Antonella vide le due ragazze salire a bordo di una Fiat 500 blu e non verde scuro. Un dettaglio che potrebbe cambiare tutto. Ma c'è di più. Questa vettura aveva un faro rotto e una scritta Vendesi. Dettagli che sono nitidi nella mente di Antonella. Da quel momento le tracce delle vittime svaniscono nel nulla, fino al loro infausto ritrovamento. Ma quindi, chi era l'uomo alla guida dell'auto? Era davvero questo Gino? Questi sono gli interrogativi che affliggono gli investigatori. Così, nel buio sempre più fitto di questa vicenda, emergono nuovi dettagli dalle testimonianze chiave, lasciando la mente piena di inquietanti domande. Abbiamo ora un identikit abbastanza preciso, ma le voci contrastanti e le ombre che circondano questa storia confondono ulteriormente le acque. Il terzo tassello di questo intricato puzzle è Carmine Mastrillo, il fratello della seconda giovane testimone, ovvero Antonella. Carmine, un uomo con una sola gamba, trascorre gran parte del suo tempo tra la strada del rione Incis, ma il suo ruolo in questa storia è tutto tranne che chiaro. Nel corso delle indagini, le forze dell'ordine si concentrano su di lui, sottoponendolo a ben 10 interrogatori tra carabinieri e polizia. Gli interrogatori però si trasformano in una sorta di tormento, dove Carmine è costretto a sopportare violenze fisiche e psicologiche, schiaffi, pugni alla nuca, giorni di digiuno forzato. Sembra che tutto sia permesso nell'ardente desiderio di far emergere una confessione. Ma cosa emerge davvero dai verbali di questi interrogatori? Sembra che Carmine abbia detto ciò che qualcun altro voleva sentirlo dire, nascondendo forse la verità o raccontando una versione distorta dei fatti. La tensione nell'aria era palpabile. Un arresto ufficiale era stato effettuato, ma le cose però non erano così semplici.
L'individuo arrestato, chiaramente terrorizzato dalla ferocia delle forze dell'ordine, pareva non poter dire nulla che fosse accolto favorevolmente. E una domanda si levava pressante. Era realmente lui il responsabile? O forse, in qualche oscuro modo, stava cercando forse di proteggere il vero colpevole? Il contesto storico era ben preciso. Era un periodo in cui, a quanto pare, certi agenti di polizia potevano concedersi certe libertà, diciamo. Mentre molti tra di loro negavano con veemenza di aver usato metodi eccessivamente brutali, altri invece dettagliavano addirittura le loro tecniche di interrogatorio. E al centro di tutto questo c'era Carmine, un uomo apparentemente normale, ma ora intrappolato in una rete dalla quale non riusciva più a liberarsi. E la sua testimonianza fu inquietante. Disse che alle 20:30 di quel fatidico sabato 2 luglio si trovava alla discoteca Eco Club, essendo lui un DJ occasionale. Durante quella serata vennero a cercarlo 3 figure familiari: Ciro Imperante, Luigi Schiavo e Giuseppe La Rocca. Gente che aveva visto e conosciuto nel rione, nella piazzetta dove molte bambine, tra cui le sfortunate vittime, passavano molto del loro tempo. E quella notte, davanti a una discoteca piena di gente, dichiararono con tono di sfida di aver tolto la vita a 2 bambine. Ma qualcosa non quadrava. I tempi non coincidevano. Tutto ciò era avvenuto in meno di un'ora, e essendo luglio, il sole non era ancora completamente tramontato. Ma perché questi 3 avrebbero dovuto condividere un segreto così oscuro proprio con Carmine? Proprio lì, e in piena vista di tutti. Carmine tuttavia insiste, rivelando un dettaglio ancora più allarmante. I 3 lo avevano minacciato di morte, imponendogli il silenzio. Nell'ombra di una testimonianza che sollevava più domande che risposte, gli investigatori puntarono decisi il loro sguardo su questi 3 giovani, Ciro, Luigi e Giuseppe. Nonostante il fatto che fossero tutti maggiorenni e provenissero da famiglie rispettabili, qualcosa sembrava non tornare. I 3 erano uniti da un'amicizia sincera, legati anche a quelle zone per via delle fidanzate che vivevano proprio nel rione delle vittime. Chi frequentava la piazzetta del quartiere li aveva già visti molte volte insieme alle loro ragazze, oppure insieme al sospetto Carmine. Ma nonostante questa loro familiarità con il luogo, nessun testimone ha mai potuto collegare questi ragazzi ad attività illecite o, ancor meno, alle 2 vittime. La vita di ognuno di loro, seppur intrecciata, aveva le proprie sfumature. 2 di loro si vantavano delle nuove auto, mentre il terzo sfrecciava su una Vespa. Ma quando le loro parole furono messe alla prova, la storia prese una piega oscura. Nonostante il fatto che avessero negato ogni affermazione di Carmine, gli interrogatori a cui furono sottoposti furono particolarmente brutali, tanto da far apparire quasi leggera la violenza subita da Carmine. E le descrizioni di questi interrogatori sono da brividi. Botte con mazze di legno, colpi di frusta, acqua salata forzata nella gola. Delle torture inimmaginabili. E mentre si avvolgevano nelle ombre di questi metodi inquisitori, uno dei ragazzi commise un errore fatale. Cercando di proteggere la sua fidanzata, fornì un alibi falso. Tuttavia però, una verità divenne chiara. Tutti e 3 avevano alibi solidi. Ma gli investigatori sembravano non voler sentir ragione. Persino i testimoni che avrebbero potuto confermare le loro versioni vennero sottoposti a pressioni, accusati di falsa testimonianza o di favoreggiamento. L'obiettivo pareva chiaro: costringere Ciro, Luigi e Giuseppe ad ammettere colpe che loro dicevano di non avere. Ma c'era un'altra cosa che non tornava. L'unico legame, una Fiat 500 appartenente a Giuseppe, che non corrispondeva alla descrizione fornita dai testimoni. La 500 era bianca, non del colore specificato nelle cruciali testimonianze, in cui risultava essere evidentemente scura. E forse, sentendo l'urgente bisogno di rafforzare il loro caso, gli investigatori iniziarono a cercare nuovi sospettati. 2 nuovi nomi vennero inseriti in questo intricato puzzle, rendendo la storia ancora più complicata. Salvatore,
il fratello mentalmente instabile di Giuseppe. Secondo le parole dello stesso Giuseppe, Salvatore ha la mente di un bambino a causa di un disturbo che lo rende particolarmente vulnerabile e manipolabile. Ma ciò non ferma gli agenti e lo sottopongono ad un interrogatorio brutale, al pari di quello inflitto ai suoi tre amici. Per gli agenti, infatti, la sua reticenza è una forma di protezione nei confronti del fratello e degli altri sospetti. Le tattiche usate contro Salvatore sono davvero da brividi. Privazione del sonno, luce abbagliante, acqua fredda, percosse e umiliazioni. Lo costringono a firmare delle dichiarazioni che non ha effettivamente rilasciato. Sembra che tra gli agenti circoli questa malafede di scrivere false testimonianze per poi farle firmare a chiunque, ignaro, si trovi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Molte voci cominceranno a emergere riguardo a questa tattica discutibile. In questo calderone di accuse emerge una dichiarazione sconcertante. Salvatore, sotto costrizione, avrebbe ammesso di essere stato il complice dei tre amici, aiutandoli a trasportare i corpi nella Fiat 500 di Giuseppe. Ma secondo le vere parole di Salvatore, tutto questo sarebbe soltanto una menzogna. E come se non bastasse, un altro nome si aggiunge alla storia. Mario Incarnato. Ma chi è questo Mario? Bene, Mario è un noto criminale affiliato alla Nuova Camorra, organizzata dal temuto boss Raffaele Cutolo. Si trova al centro del quartiere di Ponticelli, proprio dove si è svolto il crimine, rappresentando l'ombra mafiosa di Cutolo. Mario si trova in caserma non come sospettato, ma come collaboratore di giustizia. Adesso vi rispolvero una tematica che ho accennato all'inizio di questo video. A quel tempo, le parole di un pentito della mafia erano considerate come la più pura delle verità. Un fenomeno che, con l'avanzare degli anni, è divenuto impensabile. Perché? Beh, perché oggi la legge si fa sentire con forza quando si tratta di simili testimonianze. Perché questi collaboratori lo fanno per garantirsi immunità o una nuova identità. E in questo scenario Mario sembra inserirsi perfettamente. Si avvicina a Carmine, gli passa del denaro, poi cerca di convincere Luigi, uno degli indagati, a confessare un crimine orrendo. Ma Luigi resiste e la risposta di Mario è violenta e immediata. Mario, ovvero questo criminale, fa capire di avere informazioni preziose. Lui dice di aver collaborato con Carmine per racimolare prove contro i tre sospettati. Ma di che tipo di collaborazione sta parlando? Adesso preparatevi bene, perché la versione che vi racconterò è densa di dettagli intricati e controversi, partorita da menti che sembrano voler trarre vantaggio dalla situazione, come il vulnerabile Salvatore e l'ombroso Carmine. Secondo loro, ecco cosa sarebbe accaduto quella fatidica sera. Il 2 luglio 1983, Nunzia e Barbara, dopo aver fissato un incontro la sera precedente, salgono su quella maledetta Fiat 500 di Giuseppe. Una macchina rigorosamente bianca e non scura. Con loro ci sono Luigi e Ciro. Guidano verso una zona isolata, un terreno agricolo tra Volla e Cercola. Arrivati lì, in quella location isolata, Ciro attua il suo piano. Quel che segue è raccapricciante. Luigi aggredisce Nunzia e Giuseppe fa altrettanto con Barbara. Ma qualcosa sarebbe andato storto. Barbara ha una grave emorragia. Il panico si impadronisce di tutti i ragazzi. E Giuseppe, forse per paura delle conseguenze, avrebbe deciso di compiere l'irreparabile, ovvero uccidere prima Nunzia e poi Barbara, usando un pezzo di ferro trovato lì sul posto. I tre, sconvolti da ciò che avevano fatto, avrebbero cercato aiuto presso Salvatore, il fratello di Giuseppe, che in quel momento si trova a Ponticelli, nella casa della sua fidanzata, Vincenza Nocella. Parlano con lui, ma non per la voglia di confessare, ma per una necessità. Hanno bisogno di aiuto, hanno bisogno di un complice. Salvatore, la cui mente fragile lo rende vulnerabile, avrebbe accettato questa proposta. Poi avrebbe preso la sua auto seguendo la Fiat 500 bianca. E di nuovo, al fondo Busiello, avrebbero caricato i corpi inermi sul veicolo di Salvatore. Poi, in un gesto di disperata occultazione, avrebbero abbandonato e poi incinerato i corpi nel letto del fiume Pollena,
un luogo tristemente noto per le corse illegali dei cavalli di cui vi parlavo. Quando l'orologio segna le 20:30, iniziano a cercare Carmine, l'uomo che lavora all'Eco Club. Poi lo avrebbero portato a bordo della Fiat 500, svelando il loro oscuro segreto. Carmine non viene lasciato andare facilmente, secondo questa versione. Ciro lo avrebbe minacciato, affermando che se avesse parlato, sarebbe stato il prossimo. E così, basandosi su queste dichiarazioni, dichiarazioni che lasciano un sapore amaro di incredulità, Ciro Imperante, Luigi Schiavo, Giuseppe La Rocca e persino Salvatore vengono arrestati. Tre di loro vengono arrestati per accuse gravissime di omicidio e violenza, mentre Salvatore è stato arrestato per favoreggiamento. Era il 5 settembre 1983, un giorno che molti non potranno mai dimenticare. La stampa e la televisione li dipingono come i mostri di Ponticelli, senza concedere loro alcuna presunzione di innocenza. I quattro sono mostrati al pubblico, segnati dalle percosse, senza che nessuno conosca veramente ciò che hanno subito tra le mura della caserma. Inizia così quindi un incubo che si protrarrà per chissà quanto tempo. Carmine Mastrillo racconta una versione degli eventi, sostenuta dalle dichiarazioni scritte di Salvatore. Ma qualcosa non torna. Molte voci infatti sostengono che ciò che viene raccontato sia soltanto un cumulo di menzogne, una narrazione distorta e senza fondamento. Ma perché? Quali sono i punti che rendono questa storia così incredibilmente dubbia? Una fonte ha fatto luce su questo intreccio oscuro, smontando pezzo per pezzo la versione fornita da Carmine. E adesso vi guiderò verso queste rivelazioni per cercare di districare questo gomitolo di verità e menzogne. Prepariamoci a sondare gli abissi di una storia che potrebbe cambiare tutto ciò che pensavamo di sapere. Ora, chiunque abbia mai provato a stare in una Fiat 500 sa bene quanto possa essere angusta, soprattutto se si cerca di farci stare 5 persone allo stesso tempo. E ora quindi immaginatevi la scena. Questi 5 protagonisti che si recano in discoteca, stipati in questa piccola auto. Sembrerebbe alquanto improbabile, non credete? Ma ecco un altro dettaglio intrigante. Antonella, sorella di Carmine e seconda testimone chiave, ha raccontato di aver visto le vittime salire non su una Fiat bianca, ma una versione scura del medesimo modello. Secondo alcune fonti blu, secondo altre verde scuro. E anche Silvana, la primissima testimone e amica delle vittime, ha fatto riferimento ad una Fiat 500 scura. Fu proprio Silvana a menzionare per la prima volta un certo Gino, Tarzan tutte lentiggini. Ebbene, né Ciro, né Luigi, né Giuseppe hanno somiglianze con questa misteriosa figura. Vi ricordate di lui? Si parlava di un giovane di circa 20 anni, robusti, con capelli biondi, baffetti, lentiggini e una statura di almeno 1,75 m. Tutte caratteristiche nettamente differenti da quelle dei tre sospettati. Parliamo adesso della Fiat 500 bianca di Giuseppe. Quest'auto, come un piccolo dettaglio potrebbe suggerire, non era operativa quella sera. Era infatti fuori uso a causa di un guasto meccanico. E se siete scettici, lo stesso Carmine, sotto la pressione delle percosse durante l'interrogatorio, confermò che la Fiat 500 bianca di Giuseppe era ferma per un malfunzionamento. Da notare che ultimamente Giuseppe si era visto viaggiare su un altro mezzo, ovvero una Vespa. I proprietari del fondo Busiello, il posto dove avrebbero picchiato e violentato le vittime, sono rimasti nella loro tenuta agricola fino a quando calò il buio, la sera del 2 luglio. La cosa strana è che non notarono nulla di insolito, non sentirono urla, né videro nulla di sospetto e nessuno nei paraggi. Non trovarono tracce di sangue nel loro fondo agricolo e nemmeno tracce di passaggio di auto o di persone. Non trovarono neanche dell'erba calpestata. Per giunta il fondo Busiello era chiuso e recintato, non aperto, e la recinzione fu trovata intatta. È sicuro che nessuno si trovò lì quella notte. Nunzia e Barbara, nomi che risuonano come tristi campane nella nostra mente, non hanno subito il fatto che ci è stato raccontato inizialmente. Non furono attaccate con un pezzo di ferro, ma con un coltello a serramanico,
un'arma che ha lasciato segni indelebili sui loro corpi. Aggredite con violenza, le loro ferite raccontano una storia di agonia. Oltre 30 ferite da punta e taglio. Ma mentre Nunzia fu certamente vittima di violenza, per Barbara la storia è diversa. Contrariamente a Nunzia, non fu trovata senza vestiti dalla vita in giù. Barbara, infatti, indossava ancora il suo slip, intatto e privo di sangue, gettando ombre di dubbio sulla dinamica del crimine. Diversa da quella raccontata da Carmine. E mentre cerchiamo di disentricolarci da questa matassa, un'altra rivelazione emerge. Ciro, Giuseppe e Luigi non sono come potrebbero apparire. Nonostante le voci, le chiacchiere e i sospetti, questi tre non hanno mai avuto a che fare con episodi di molestie, pedofilia o violenze su minori. E ancora di più sorprendente, non mostravano tracce di sadismo sessuale. La loro storia era pulita e senza macchia. L'idea stessa di un incontro tra tre adulti e due bambine sembra in realtà non aver molto senso e stride con la logica. Ma se approfondiamo, ci rendiamo conto che le testimonianze raccolte ci parlano di un quadro molto diverso. Silvana e Antonella, le due testimoni, hanno sempre menzionato una sola figura maschile, tra l'altro una figura che non combacia con le descrizioni dei tre sospettati. Parliamo di Gino, meglio noto come Tarzan tutte lentiggini. Da quello che sappiamo, l'attenzione di questo misterioso personaggio sembrava essere focalizzata unicamente su Nunzia. Era lei che aveva attirato il suo interesse. E non in un modo innocente, ma in un gioco che, seppur infantile, aveva toni molto inquietanti. Infatti, i due giocavano a fare i fidanzati. E questo dettaglio emerge da una fonte piuttosto attendibile, la madre di Barbara. Ed è stata proprio lei a raccogliere questa confidenza dalla figlia. E questo soltanto pochi giorni prima della amara fine. E le sue parole riecheggiano ancora. Mamma, Nunzia si è fidanzata con un grande. La povera Barbara, legata da un'affettuosa amicizia con Nunzia, aveva scelto di partecipare a quell'incontro solo per non lasciare sola l'amica. Non vi è nessuna certezza che i corpi furono bruciati con la benzina. L'assassino poteva aver usato anche la nafta, oppure l'alcol. Un interrogativo aleggia, quasi a mettere in dubbio l'intera vicenda. Se i tre avevano commesso un delitto tanto efferato, perché avrebbero voluto confidarsi con Carmine? Avrebbero occultato e bruciato i corpi per eliminare ogni traccia del crimine, ma poi avrebbero deciso di rivelare tutto ad un estraneo ai fatti. Ma c'è altro. Quella fatidica sera del 2 luglio, l'Eco Club era il luogo di incontro di molti giovani. Ed è impensabile che in un luogo così affollato nessuno avesse notato i tre protagonisti. E se erano realmente colpevoli, come si spiega che nessuno li abbia visti lì, sporchi di sangue? Proprio come suggeriva Carmine. Poi c'è il mistero del fazzoletto. Nessuna traccia incriminante fu rinvenuta nella Fiat 500 bianca di Giuseppe o nella macchina di suo fratello Salvatore. Tranne, forse, un piccolo dettaglio. Un fazzoletto con una piccolissima traccia di sangue. Ma Giuseppe ha una spiegazione per questo. Lo aveva utilizzato per pulire una ferita che si era procurato lavorando. Una traccia così piccola e mai analizzata, che potrebbe appartenere a chiunque. E poi gli orari non coincidono. Secondo la ricostruzione di Carmine, l'intera vicenda si sarebbe svolta in un lasso di tempo impossibile. E una testimonianza sconvolgente, quella di un ragazzo di 19 anni, potrebbe gettare nuova luce sulla vicenda. Lui, di ritorno a casa con amici, aveva notato delle fiamme proprio dove i corpi delle piccole furono poi ritrovati. Erano circa le 22:30 e questo va contro il racconto di Carmine. Per non parlare poi dell'odore di carne bruciata che avvolgeva l'aria solo dopo la mezzanotte. La matematica del crimine proposta da Carmine ormai non torna più. E per di più, tutti e tre i sospettati, anche il fratello Salvatore, avevano un alibi solido. E non solo. In una serata così animata, con le strade ancora piene di gente,
come avrebbero potuto passare inosservati macchiati di sangue come voleva far credere Carmine? Troppo assurdo, troppo sospetto. E infine, come abbiamo anticipato, quattro dei sospettati hanno un alibi inconfutabile per quella maledetta sera del 2 luglio. Ciro Imperante, ad esempio, era in giro con suo cugino. Assieme si sono diretti da un meccanico amico per ritirare una motocicletta appartenente a Ciro, dopo averla portata lì per una riparazione al carburatore. La loro testimonianza coincide perfettamente. Luigi Schiavo, invece, ha trascorso la serata prima con la sua fidanzata e poi con un amico, entrambi pronti a confermare ogni dettaglio della loro versione. Per quanto riguarda Giuseppe La Rocca, dalle 17.30 alle 19.30 era in compagnia di una tal Daniela Nocella. Successivamente ha trascorso del tempo, dalle 20 alle 20.45, con la sua fidanzata, con la quale si è poi spostato a bordo della sua Vespa. Infine, Salvatore La Rocca ha un alibi altrettanto solido. Era a casa della sua fidanzata, Vincenza Nocella, che ha corroborato ogni suo movimento di quella serata. Tutti gli arrestati coinvolti smentiscono con fermezza le accuse di Carmine, respingendole con ogni mezzo. Salvatore, in un primo momento, sostiene di essere stato loro complice, ma poco dopo si rimangia le parole. E qui emerge un quadro inquietante. Infatti l'uomo descrive di essere stato sottoposto a delle violenze brutali, vere e proprie torture, per mano dei carabinieri della caserma di Pastrengo di Napoli. Per quale scopo, vi chiederete voi? Beh, per farlo autoaccusare e gettare fango sugli altri amici. E non è il solo. Anche Ciro, Luigi e Giuseppe raccontano di essere stati malmenati per farli confessare un crimine che sostengono di non aver commesso. Si arriva addirittura al tentativo di occultare le evidenze di queste violenze, come nel caso di Giuseppe e Luigi, i cui indumenti vengono cambiati dopo l'arresto. E una traccia di sangue sulla maglietta di Luigi era stata nascosta. Ma a dimostrare i segni di questi atti barbarici ci sono i referti medici al momento del loro ingresso nel carcere di Poggio Reale. La situazione precipita quando chi prova a sostenere gli alibi dei ragazzi viene minacciato e maltrattato. Alcuni vengono addirittura arrestati. Il labirinto di dichiarazioni prosegue con Carmine, il cui racconto è turbolento come una giornata di tempesta. Nel 1986, di fronte alla corte d'assise a Napoli, ritratta tutto, sostenendo l'innocenza di Ciro, Luigi, Giuseppe e Salvatore. Ma quando viene minacciato di arresto per falsa testimonianza dal pubblico ministero, Carmine fa marcia indietro, tornando ad accusare gli imputati. In seguito motiva questo suo comportamento affermando di aver ricevuto minacce non dagli agenti, ma dagli stessi accusati. Una serie di dichiarazioni mai provate. E in questo intricato vortice di testimonianze contraddittorie, malgrado le evidenze e i dubbi sollevati, il sistema giudiziario sembra non voler guardare oltre. Ciro, Luigi, Giuseppe e Salvatore vengono condannati all'ergastolo per un duplice omicidio. In Italia, infatti, come ben sappiamo, è possibile far ricorso, ma nonostante i diversi gradi di giudizio, la sentenza resta invariata. Salvatore, descritto come mentalmente instabile, viene condannato soltanto per favoreggiamento. Secondo una fonte affabile, appena la Corte di Cassazione mise il sigillo definitivo sulla condanna dei sospettati, gli scarsi reperti del delitto furono inaspettatamente distrutti. Sta cosa dei reperti distrutti non vi ricorda qualcosa? La stessa fonte riferisce che le analisi scientifiche eseguite su questi reperti, quegli stessi frammenti di verità conservati con cura, furono fatte con scarsa perizia. Ma c'è di più. Se solo quei reperti fossero stati preservati fino ai giorni nostri, con l'avanzamento della tecnologia e le tracce genetiche che essi avrebbero potuto nascondere, forse con un pizzico di fortuna oggi avremmo potuto guardare negli occhi il vero colpevole. E questa rivelazione è come un pugno nello stomaco. È come se una speranza, un'opportunità di verità fosse stata strappata via così. Sono state distrutte tante vite e, il che è ancora più tragico, sembra che le vittime non abbiano mai ottenuto la giustizia che meritavano. Sin dall'inizio, ogni indizio e ogni prova sembravano forzati, quasi come pezzi di un puzzle che non combaciavano. Eppure, in questa torbida vicenda,
non ha trionfato la giustizia, ma una sorta di malagiustizia. Dopo 27 anni trascorsi dietro le sbarre, nel 2010 c'è un sorprendente capovolgimento di situazione. I condannati vengono liberati grazie alla loro buona condotta. Durante gli ultimi periodi della loro reclusione, i tre avevano già iniziato a ricomporre i frammenti delle loro vite. Lavorando, innamorandosi di nuovo, costruendo delle famiglie. In quelle fredde celle si erano sostenuti a vicenda, condividendo gioie e dolori, affrontando insieme ogni singola sfida. Anche Salvatore, il quarto uomo, oggi è libero. Tutti e quattro oggi possono camminare senza catene, ma il peso dell'ingiustizia e del tempo perduto li ha segnati profondamente. Pensate, quando tutto ciò emerse per la prima volta, l'intera Italia li aveva marchiati come i mostri. Tant'è che per un periodo quasi nessun carcere li voleva. Dal 2010 il rumore attorno a questo caso è diminuito e rimane un sussurro lontano. Molti dei protagonisti di quei giorni sono scomparsi o troppo anziani per ricordare. Ma grazie all'intervento delle Iene, la storia ha ripreso a riecheggiare, spingendo persino la Commissione Antimafia a chiedere chiarezza sul tragico duplice delitto di Ponticelli. Nei loro occhi, Ciro, Luigi e Giuseppe conservano la fiamma della verità. Anche se avrebbero potuto chiudere questo capitolo e proseguire le loro vite, hanno deciso di lottare. Una serie documentaristica su Sky ha rivelato le lacune e le anomalie di questo caso. E mentre vi parlo in questo video, il caso è ancora aperto e in attesa di risposte. Ma c'è un colpo di scena. Ricordate all'inizio del video quando vi avevo accennato a delle prime indagini e a tre sospetti? Stranamente, quei primi tre sospetti, messi in un angolo e quasi dimenticati, oggi appaiono come i più probabili. Dopo questa montagna russa di emozioni, è giunto il momento di svelare le indagini iniziali. Questi sospetti non erano persone qualunque, ma individui legati a vicende oscure e torbide, storie di pedofilia e abusi sessuali. Le prime testimonianze, ovvero quelle di Silvana e Antonella, riconducevano infatti a un venditore ambulante, un uomo dalla corporatura imponente conosciuto come Corrado Enrico, soprannominato da tutti come Maciste. Corrado Enrico, un nome che ha echeggiato nelle stanze degli interrogatori. Durante un colloquio con gli investigatori, Corrado rivelò dettagli sorprendentemente precisi. Spesso frequentava il rione Incis a Ponticelli, vendendo immagini sacre. Fato o coincidenza? E per fato o coincidenza, si trovava lì nel pomeriggio del 2 luglio, il giorno in cui le piccole sparirono nel nulla. Ma ecco il dettaglio che farà brividire. L'uomo guidava una Fiat 500 blu con un fanale rotto, proprio come quella descritta come l'auto di Tarzan tutte lentiggini. Incredibilmente, dichiarò di aver saputo della tragedia grazie alle immagini dei corpi sul giornale, anche se queste foto in realtà non furono mai pubblicate. E questa è una contraddizione alquanto inquietante. Aggiungiamoci il fatto che era conosciuto per mollare bambini proprio sotto quel ponte. E tutto a quel punto sembra incastrarsi. Eppure, in modo sorprendente, su Corrado non viene mai avviata un'indagine approfondita. L'auto, potenziale prova fondamentale, non è mai stata esaminata. E il suo alibi? Beh, quello è oscillante, contraddetto dalla moglie. Ma ora Corrado è fuori gioco, poiché ha lasciato questo mondo nel 2022. Ma i sospetti non si fermano qui. Nel medesimo rione viveva anche Luigi Anzovino, noto come Gino. Una casualità. Gino era il nome di Tarzan tutte lentiggini. Prima dell'omicidio delle bambine, Gino era stato accusato di violenze estreme, ma qualunque verità potesse custodire, la porta con sé nella sua tomba dopo un tragico suicidio. Ed eccoci al terzo pezzo del puzzle, Vincenzo Esposito. Quest'uomo non solo conosceva le vittime, ma aveva fornito anche un alibi fasullo. Prima delle accuse contro Ciro, Luigi e Giuseppe, era stato Vincenzo a gettare ombre su di loro. Il fratello di Vincenzo possedeva una Fiat 500 blu, simile a quella descritta dai testimoni. Il mosaico di questo caso è complesso e tortuoso, ma una cosa è chiara. Ci sono tante strade inesplorate e la verità potrebbe essere celata in una di esse. C'è ancora tempo per scovare l'assassino
bambino delle due piccole e dare finalmente pace a quelle due bambine e alla loro famiglia. La giustizia, miei cari freaks, potrebbe essere a portata di mano. Per chiudere questo capitolo avvolto nel mistero, lasciatemi condividere con voi un passaggio toccante di una lettera aperta scritta da Antonella, l'ultima persona che ricorda di aver visto vive le due vittime, proprio davanti al ristorante La Siesta. Il caso dei mostri di Ponticelli è la storia di due bambine maltrattate, nonché di tre ragazzi innocenti, appena diciottenni nel 1983. Sottratti alla loro vita, accusati, esposti all'odio e al disprezzo del mondo intero, prima di essere sepolti vivi in una cella. Cinque famiglie ne sono uscite, distrutte assieme a loro. Si può condurre un'inchiesta senza interpellare né denuncianti né denunciati? Senza predisporre alcun confronto tra gli uni e gli altri? A questo punto è lecito chiedersi: l'inchiesta fu aperta per accertare la verità o fu aperta solo per dimostrare ai giornalisti, sempre presenti in gran numero durante le udienze, che la magistratura non era indifferente a denunce così gravi? L'inchiesta fu archiviata in silenzio dopo la condanna all'ergastolo degli imputati. C'è ancora chi, dopo 40 anni, sostiene la loro colpevolezza solo perché ritiene che tre gradi di giudizio concordi sullo stesso verdetto rendono impensabile uno sbaglio da parte dei giudici di merito e di metodo. Io sostengo che in primo grado era doveroso stabilire la verità. Cosa hanno ereditato invece i collegi giudicanti della Corte d'Appello e della Corte di Cassazione? Dei verbali d'accusa ritenuti sacrosanti, un'inchiesta archiviata con un nulla di fatto, testimoni a discarico ritenuti tutti falsi. Non mi risulta che in secondo grado ci siano state ulteriori indagini, ulteriori controlli, discussioni per acquisire una verità libera da qualsiasi pregiudizio. È evidente che i giudici, anche quelli della Corte d'Appello e della Corte di Cassazione, sono stati influenzati dai risultati già acquisiti e hanno preferito allinearsi agli stessi. I testi che avevano confermato gli alibi dei tre accusati sono stati ritenuti falsi a priori. Non è stato ritenuto necessario convocare di nuovo il test chiave. Carmine Mastrillo ha accusato i tre imputati dopo tante contraddizioni. In corte d'assise di primo grado ha ritrattato le sue stesse accuse. Ha successivamente ritrattato la ritrattazione tornando ad accusare gli imputati solo dopo richiesta di arresto in aula da parte del PM. Ora però la verità sta venendo fuori. Questo è stato lo scopo della nostra vita per oltre 40 anni. Continueremo a lottare per tutti gli anni che ci rimangono. Questa non è un'ingiustizia alla quale ci si può rassegnare. Quei ragazzi avrebbero avuto mille occasioni di sparire, di cancellare dalla propria mente questo paese che li ha maltrattati. L'idea non li ha mai neanche sfiorati. Hanno voluto affrontare quell'accusa assurda a costo della condanna, a costo del carcere, forti della loro innocenza. Nascondersi significava non potersi difendere. Ciro, Giuseppe e Luigi hanno potuto finalmente far sentire la loro voce dopo essere stati zittiti per anni, in quanto nessun giornale osava mettersi contro una sentenza passata in giudicato. Abbiamo già ricevuto tanta solidarietà. Aiutateci a dimostrare che gli italiani hanno capito, che oggi l'opinione pubblica ci sostiene. Continuate a firmare la petizione «Chiediamo la revisione del processo per l'omicidio delle bambine di Ponticelli» su change.org. La verità darà giustizia non solo a Ciro, Giuseppe e Luigi, ma anche a Barbara e Nunzia. La verità forse contribuirà a far sì che nessun altro essere umano possa vivere una simile esperienza. Contribuirà a limitare da ora in avanti gli abusi di potere e a favorire il rispetto dei diritti umani. E così, miei cari freaks, per ora termina il caso del massacro di Ponticelli, ma la lotta per la verità continua. Ed eccoci giunti al termine di questo video, miei cari freaks. Questa storia, avvolta nel mistero e nelle ombre della giustizia italiana, ci lascia con molte domande e poche risposte. Ma ora tocca a voi. Che cosa ne pensate di questo caso? Le informazioni che vi ho appena fornito in questo video hanno acceso nuove luci o forse hanno intensificato le ombre nella vostra mente? Quali sono le vostre teorie? E quali dettagli vi hanno colpito di più?
Fatemi sapere le vostre opinioni qui sotto nei commenti. Io come sempre vi ringrazio per aver guardato questo video, vi invito ad iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto, a mettere un pollice in su se il video vi è piaciuto e vi dico alla prossima. Chiudete bene le porte e fate attenzione al vostro entourage. Tra di loro potrebbe in effetti nascondersi il vostro futuro assassino. Buona vita!